start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Planet of Lana. Ve lo avevo portato quando avevo fatto il video sulla conferenza Microsoft a cui mi avevano invitato. E lo sto giocando da Game Pass perché non c'è stato modo di averlo, diciamo, come è successo con altri giochi di quella conferenza. Lo proviamo, è un bellissimo platform, ha delle ottime recensioni su Steam. Io lo sto giocando, come ho detto, da Game Pass, quindi lo gioco dal Microsoft Store. E è in italiano, costa 20 euro. Attualmente, mentre lo sto registrando, siamo sui 15 euro. È un classico genere che, se avete amato Ori e quei platform molto immersivi, molto, diciamo, che vi entrano nell'anima, potrebbe piacervi. Interpreteremo il ruolo di una ragazza che, in compagnia del suo amico animale, dovranno comunque alternarsi i ruoli per superare i vari puzzle ambientali. Vediamo. Già la presentazione alla conferenza era stata molto interessante. Non innova nulla, però a livello grafico è molto bello. Vedete che ci muoviamo con... Sto giocando col pad, perché comunque questi sono, secondo me, giochi da fare col pad. Si salta con la A o la X, insomma, dipende da che pad state usando. Ci si abbassa con il grilletto sinistro e poi ci si arrampica. A breve entreremo nel fulcro dell'avventura. Mi vado a prenderla in corsa? No. Forse sì, era meglio. Musicalmente è molto bello. Devo trovare se c'è il tasto per la corsa. Vediamo se la barca si abbassa quando saliamo. No. E sto cercando il pelo nell'uovo, non posso fare altro. Si torna giù. Ci sta facendo ricordare i vari tasti. Ah, ci muoviamo stealth. Che cattiveria. E ci guarda così con la mannaia. Perfetto. Sì, vabbè, tutte io le trovo le piattaforme che si rompono. Comunque credo che lei sia nostra sorella, perché ho sbloccato l'obiettivo adesso, Twin Sister. Sotto. E questo è un villaggio completamente costruito sull'acqua, complesso di palafitte. Ci godiamo anche un po' di musica in questi silenzi. E richiama tanto i Blind Forest e quei giochi lì. Ecco qua, adesso ho già capito cosa devo fare. Credo. No? Sì. Perché lo spingiamo, ma non lo spingiamo lateralmente, lo spingiamo in mezzo, è molto bello come concetto. Però si sposta velocemente, quindi bisogna... Perché è un po' in discesa, molto carina come idea. Vediamo. Non so dove stiamo andando, non so quale sarà la causa scatenante di tutto il gioco che poi dovremo affrontare. Non credo durerà 100 ore, insomma... Sono giochi che comunque si finiscono se ci si dedica
abbastanza in fretta. E ci sono due lapidi. Non c'è dialogo al momento. Sta diventando anche notte, tra l'altro. Sta iniziando il vento, sembra un temporale in arrivo, non lo so, vediamo. È giusto anche non continuare a parlare, ma godersi un po' i suoni in sottofondo. No, sta per arrivare qualcosa di molto brutto, secondo me, guardando una sorta di meteoriti che stanno cadendo. Mi ricorda molto un gioco che mi è piaciuto tantissimo, anni e anni fa, 20 anni fa, Heart of Darkness. Infatti me lo ricorda perché lei viene rapita e portata via. E se c'è tra di voi qualche giocatore di vecchia data, Heart of Darkness era un bambino, bellissima storia, un bambino con la casa sull'albero che aveva costruito. E ve ne parlo perché questo gioco me lo rievoca in un certo senso. E gli veniva rapito il cane da queste, diciamo, da queste creature dell'oscurità. E non so dove devo andare, onestamente, se devo cadere di là. E praticamente lui, la cosa mi gasò tantissimo. Sulla casa sull'albero aveva questo sistema elettronico che aveva fatto lui, molto artigianale, dove premendo un tasto lui praticamente faceva uscire questa navicella che si era costruito. No, infatti non si va di qua. E partiva alla volta di un altro mondo, cercando di recuperare il cane, di salvarlo. Il suo cagnolino, insomma, lui prende questa nave e va via. E poi arriva in questo mondo pieno di queste creature. E è un gioco che strizzava l'occhio a... Flashback si chiamava, gioco vecchio. Ok, sì, è stato rapito da questi sorta di alieni, insomma. Adesso ci inizieremo ad avventurare all'interno del gioco vero e proprio. E la peculiarità di questo titolo è che poi noi andremo a controllare anche un altro animale e ognuno sarà in grado di fare cose diverse. Dovremmo muoverci stealth, come abbiamo visto, e ognuno sarà in grado di fare diverse cose. Vediamo se posso nascondermi in qualche modo. LT qua, ok, perfetto. E andiamo. Ovviamente l'animale non è disponibile subito. Dovrebbe essere una sorta di palla di pelo, una roba del genere. Sì, è proprio un'invasione aliena, c'è un grosso ragno meccanico lì in mezzo al lago. Voglio vedere, hanno rapito tutti, non c'è più nessuno. Sì, infatti, hanno messo tutti all'interno di quella gabbia e ora vanno verso la nave madre. Rimango solo io. La cuoca. Direi che adesso mi sa che se ne vanno. Sì, mi stanno portando via tutti, dal primo all'ultimo.
qui è tutto voluto, tutto temporizzato in modo da far muovere tutti in base al nostro passaggio. Dovremmo essere arrivati poi alla fine del villaggio, quindi ora qua dobbiamo fare attenzione. Lì ci osserva. Ok, se n'è andato. No, però devo andare su di qua per forza. Sì. Sì, stanno facendo gli ultimi controlli prima di andare via per vedere se hanno preso tutti. Poi non si sa perché abbiano rapito tutti. Ed è il bello di questi giochi, che ci tengono incollati allo schermo fino alla fine per vedere l'evoluzione della storia. Tieni premuto X. Ok, tiriamo indietro. Ok. Ah, stiamo staccando le varie cose. Ok, però non si può uscire adesso. Sì, adesso sì. Andiamo sotto. Quello spero non ci veda. Speriamo non si giri adesso. Ok, qua dovrebbe essere una nuova zona, perché comunque anche la telecamera ha tardato un attimino. Ok, sta arrivando. La mia intenzione è quella di non spoilerarvelo eccessivamente, perché comunque è un gioco che deve essere vissuto come un'esperienza, e quindi non ha senso. Non capisco quelli che sono magari i gameplay completi. Poi magari c'è chi ha piacere a vedere giocare un gioco del genere dall'inizio alla fine, ma io quello che faccio lo faccio soprattutto per magari dare un'ispirazione a qualcuno di voi per scoprire magari un gioco nuovo da godersi nelle ore di relax. Quindi non condivido il fatto della condivisione totale, full gameplay di tutta la storia, perché non ha senso. Ok, siamo fuori dal villaggio, siamo nuovamente dalla parte opposta sulla terraferma. Tecnicamente qua dovremmo essere abbastanza al sicuro. Guardate che bella atmosfera, la luce lunare che arriva sull'erba. Tecnicamente ora dovremmo conoscere il nostro compagno di viaggio, immagino, ipotizzo, non l'ho mai giocato. Mi sa che siamo proprio distrutti. Geniale questa visuale da lontano che fa vedere che stanno trasportando tutti all'interno di quelle sfere con le zampe. Bene, questo è proprio l'inizio di Planet of Lana. Sì, poi è fatto a checkpoint, quindi non si può salvare. Ok, dovremmo iniziare adesso. Vedete in basso a sinistra il caricamento, dovrebbe essere l'animale. Ok, obiettivo sbloccato, the journey begins. Quindi si inizia e faremo la conoscenza, immagino a questo punto, a esclusione del nostro compagno animale, su cui si basa tutto il gameplay. Sono andati via tutti, non c'è più nessuno, siamo gli unici rimasti in zona. Continua a chiamarla sorella, ma che credo sia Ilo. Anche il movimento del fiore quando l'abbiamo urtato, il movimento dell'erba al passaggio, eccolo lì. E quindi dobbiamo andare avanti. Ok, adesso vediamo, allora andiamo avanti piano piano.
Allora, ok, lì sopra, perché vedete che guarda su. Allora, ok. E non si rompe. Eccolo lì. No. Abbiamo fatto una bruttissima fine. Devo nascondermi. Ok, adesso non mi vede. Ok. Via. Oh, cazzarola. No, ho fatto una bruttissima fine due volte. Allora, prima andiamo qua. Ok. Aspettiamo che si giri, non ci vede. Adesso si gira di nuovo. Ok, andiamo. Ci nascondiamo anche qui. Si gira, non ci vede. Va avanti. Si gira di nuovo, andiamo via. E usciamo dalla sua portata visiva. Meraviglia. Ok. E qua si va giù con salto finale. Bene. C'è un edificio su cui non possiamo andare, ma a breve. Oh. Trascino. No, credo di poter salire qui e poi andare qua. Ok, quindi facciamo così. Ma poi? Non posso. Perché devo comunque salire da qui. Abbiamo un gran problema. Dovrei, credo, posizionare questo qua per metterlo a metà strada e poi arrampicarmi. Ok. Ma ho paura non sia la scelta giusta. Perché adesso, se io salgo qui, no, di là no, devo riuscire a risolverla sta cosa, perché praticamente qua è giusto. Se io salgo qui, va su. Metterlo a metà? Probabilmente sì. Devo far veloce allora. Ah beh, ma che pirla, devo... Salgo qui prima. Sali. Sì. Devo portare giù questo. Ma non va di là. Quindi devo tirarlo giù di qui. Ok. E poi spingerlo. Perfetto, questo è anche un filino più alto, quindi io spingo, adesso non gli fa contatto, quindi sollevo questo tecnicamente dovrebbe essere più pesante, quindi vediamo se riesco a salire, sì, ma non mi sta bene perché devo sollevare l'altro, quindi...
saliamo qua, abbassiamo questo. Ok, metto questo qua, sposto questo qui, che ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo fatta. Perfetto, quindi salgo su, tecnicamente mi regge, quindi vado dall'altra parte, vado avanti. Questa è un'interazione carina, ma non finisce qui, perché comunque poi dovremo giocarci questi puzzle con un'altra creatura. No, direi di no. Era meglio se saltavo di là. Ma mai è tardi. Eh no, non si può. Niente, dobbiamo andare di là. Eh no, ma di qua non si può andare. Perché? Ok, devo attirarla qua forse. Mi faccio vedere così, mi tiro su. Ok, si stordisce e io scappo in là. Bellissimo. Bellissimo davvero. Ok. Queste cosa sono? Sì, qua bisogna... Ecco, vedete poi l'interazione con... Ah, questo sta dormendo. Ok, questa praticamente è l'interazione che avremo con col nostro compagno animale, insomma, che non andremo probabilmente a vedere perché non l'abbiamo ancora trovato, però insomma, vedete, questi sono i tipi di puzzle ambientali che troviamo in questo gioco. Andiamo avanti. È un viaggio alla fine, perché comunque si esplorano nuove location, si scoprono frammenti di storia, storia raccontata senza parole. Ok, andiamo di qua. Anche gli effetti, il vento, tutte queste cose qui. Bellino questo. Eccolo lì. Ok. Dobbiamo liberarlo. Ok. Ciao. Devo tirarlo giù e spingerlo. E poi lo devo sollevare, immagino. Ok, magari così è giusto, perché devo salire qui. Poi salire là. E poi salire di là. Ok. Molto bene. Eccolo lì. Non si rompe più niente quando ci appendiamo. Ok, non riesco più a smettere. È carino, molto carino. Beh, l'avevo già notato quando avevo visto la conferenza, però... provato così non è male. Le musiche bellissime, graficamente molto gradevole.
E l'amico lì ci sta portando. Eh no. Potresti darmi una mano? Grazie. Ah, dobbiamo saltare. Guarda che genialata. Ok. Andiamo. Di cose ne abbiamo viste però, anche solo in questi minuti qui di gioco. Direi che siamo andati abbastanza lunghi, anche in questo caso, per questo video. Guardate che mi dà una mano. Ok, e questa è la prima interazione, poi potremmo fargli fare altre cose. Tipo noi possiamo nuotare, l'altro nostro compagno no, quindi noi potremmo andare a tirare delle leve per consentire al nostro compagno di andare avanti. Il gioco ci sta pian piano immettendo su quelle che saranno le meccaniche poi definitive fino che ci porteranno fino alla fine del gioco. Ragazzi, questo mi fermo qui su questo panorama che si vede di lontananza, molto bello. Questo è Planet of Lana, 20 euro scontato, ogni tanto 15, ho visto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, lo trovate sia su Game Pass se avete il Game Pass, su Steam, Microsoft Store, insomma, è disponibile. È un indie presentato da Microsoft, avevo visto la conferenza come vi ho detto, gioco che mi ispirava tanto, l'ho provato. Molto carino, immersivo, musica, bella grafica, un'esperienza, la definirei proprio un'esperienza, un piccolo capolavoro. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!